E possiamo cominciare. Ci sono parecchie cose sulle quali parlare oggi, però volevo fare un'introduzione, qualcosa di più generale. Baruch Hashem, Mamash Baruch Hashem, la quantità di persone che seguono o in diretta o in differita, la lezione sono veramente cresciute. E quindi anche le persone che partecipano sono varie, con esperienze diverse. Ora, per noi è chiaro che c'è uno scopo per il quale noi studiamo insieme Torah, studiamo insieme Chassidut. Chassidut in particolare, che è proprio l'anima della Torah, sono i segreti della Torah ed è ciò che dà vita alla Torah e la Torah dà vita a noi, per cui è quello che deve dare vita a noi, ci deve fare crescere e progredire nel nostro processo. Ogni cosa che studiamo deve essere in qualche modo veramente divenire nostra. Per cui in genere ci sono livelli diversi nelle nostre possibilità di comprensione, ci sono le cose che entrano facilmente dentro di noi e ci sono cose che sono quelle che vengono chiamate più luce orsovev. Una luce che circonda, qualcosa che percepisci, però non riesci veramente a far tu afferrare. Però noi, la nostra via è proprio sempre quella di afferrare sempre di più di quello che è trascendente, di quello che è più sopra di noi, e di farlo scendere giù, di farlo nostro. E per cui ogni pezzo di qualcosa che era sopra, e che soltanto in qualche modo afferravamo, ma senza veramente capirlo, a forza di ripeterlo, di sentirlo, di usarlo, ci sono delle parti che da una luce più in alto che ti circonda diventano una luce che diventa interiore dentro di te. E poi procedi alla parte successiva che è al di sopra, e questo è un processo. Però bisogna percorrerlo questo processo. A volte percorrerlo vuol dire darsi il proprio tempo, avere pazienza, ci sono cose che a malapena si afferrano, ma a forza di sentire poi si capiscono di più, eccetera, eccetera. Però ci sono anche poi cose che uno potrebbe comprendere di più se ci pone attenzione e chiede. Voglio dire, qui io vengo a chiedere la vostra collaborazione. Io posso anche andare avanti a parlare per ore, però non è nel nostro scopo che io parli, e magari ci sono persone che in quel momento dico qualcosa e non hanno veramente idea di cosa sta parlando. È molto più utile che a quel punto la persona mi fermi e dica: un momento, riparliamo di questo, approfondiamo, cerchiamo di capire. A volte va benissimo che lo faccia sul momento, a volte può segnarsela come domanda e farla in fondo se diventa qualcosa che interrompe troppo il corso, però c'è bisogno di una partecipazione per cui si sente che le cose vengono dette e anche arrivano. Queste cose che noi studiamo devono arrivare a cambiarci la vita, devono arrivare a migliorarci, a entrare dentro di noi. Su questo poi, leggendo il Rashi della Parashah, in effetti il Rashi di qualche giorno fa, della Parashah scorsa, in queste due Parashot noi incontriamo già due parti dello Shema Israel che noi diciamo. Nella precedente, io qui leggo la traduzione italiana, purtroppo le traduzioni italiane che esistono e che non sono fatte anche non da ebrei, per cui a volte trovo delle cose che non stanno in piedi, in cielo e in terra, non stanno in piedi, che non hanno capito semplicemente, perché bisogna prenderle molto con le pinze chi usa queste traduzioni. Comunque, vi leggo qualcosa che è relativo a quanto ho detto adesso e che mi ha colpito. Vi leggo anche il verso precedente che dice: saranno queste parole che io oggi ti comando sul tuo cuore. Questa è una parte dello Shema.
E qui dice, in virtù di ciò che tu puoi riconoscere il santo benedetto gli sia e aderire alle sue vie. Ma poi dice che io ti comando oggi, tali parole non saranno ai tuoi occhi come un proclama antico a cui nessuno presta attenzione, ma come uno nuovo che ciascuno accoglie con interesse. Un decreto reale messo per iscritto, quindi adesso, in genere quando uno, io non uso leggere i quotidiani, i giornali, perché in genere i giornali quotidiani sono un ammasso di menzogne, di cose negative, però comunque per chi legge il giornale, un conto è leggere il giornale del giorno e c'è un certo interesse e vitalità. Quando uno trova un giornale di una settimana fa, di qualche giorno prima, non è che tanto gli interessa, non ci mette dentro qualcosa. Così, quando nelle città arrivavano i decreti del re, i proclami del re, che non è che c'era internet allora, per sapere le ultime novità, bisogna aspettare che arrivasse il proclama e tutti quanti correvano in piazza a sentirlo, e c'era una grande vitalità in questo. Quando ricevi la cosa fresca, appena uscita, ti colleghi alla cosa. E qui ti sta dicendo che queste parole devono essere ogni volta, non come qualcosa che abbiamo già sentito, ma che ogni volta noi sentiamo come nuove per noi. E qui arrivo a qualcosa che secondo me è molto utilizzabile, quando Rashi commenta il verso successivo che dice le inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando andrai per la via, quando ti coricherai, quando ti alzerai. E qui le inculcherai, dice, significa le imprimerai a tal punto dal renderle familiari, siano cioè tali parole talmente familiari nella tua bocca che se qualcuno ti fa una domanda su di esse, tu, senza bisogno di esitare, sia in grado di rispondergli immediatamente. Questo è lo scopo del nostro studio comune. Le cose che noi studiamo insieme devono diventare talmente familiari, entrare nella nostra vita e influenzare la nostra vita, in modo che quando ci capita di parlare con qualcun altro e che ci viene chiesto qualcosa, la risposta è già lì pronta, non devo andare a cercare da nessuna parte, è già dentro di me. Questo è lo spirito in cui, per cui per questa cosa qui chiedo veramente partecipazione. Se qualcuno non è dentro una parte, non gli risulta, oppure perché io mi spiego non abbastanza chiaramente, mi fa fa a se stesso e fa a me un gran favore se mi ferma o se alla fine, verso la fine, dice aspetta, qualcosa lì cerchiamo di capirla un po' meglio. Quindi spero che questa cosa sia... siate d'accordo su questa cosa, casomai alzate le mani. Scusa Ruth, ma perché stai dicendo questo? Sto dicendo questo perché quando eravamo insieme a studiare, io vedevo le facce intorno a me più facilmente, io mi ricordo che c'erano anche persone che mi chiedevano. Adesso, un po' col fatto che chiudiamo i microfoni, è un po' col fatto che a volte mi sembra un pochettino di più per questo mezzo qui, che da una parte è un mezzo eccezionale, Zoom, perché arriva lontano, dall'altra parte mi sento un pochettino più sola a parlare, io ho bisogno anche di feedback, di capire che stiamo andando insieme. Ho capito, però dal momento che siamo un gruppo che... da un po' di tempo che stiamo studiando ma insieme. Ma ci sono molte persone nuove. Per questo io lo dico adesso. No, perché volevo sapere appunto se dal momento che studiamo tutti quanti insieme da un po' di tempo, penso che siamo tutte un po' interessate a seguire lo stile di lezione che tu fai. Non era questo che dicevo. Sì, sono d'accordo anche io. È chiaro che chi entra qui è perché gli interessa lo stile della lezione, altrimenti ci sono tante altre lezioni e non occorre che stiamo qui insieme. Per cui è chiaro questo. Però siccome c'è una partecipazione più varia, con livelli diversi, con esperienze diverse, per alcuni concetti sono triti e ritriti.
per altri sono concetti non ancora sentiti, per cui è veramente utile, perché continuiamo il viaggio insieme, che ci sia un feedback e una partecipione che rispecchia. Grazie. Ruth, senz'altro, sì, forse ti riferivi a me o non so. A chi, chi è me? Aspetta un attimo che non vedo chi è. Da Trieste. Senz'altro, se c'è, siccome hai fatto questo discorso, forse probabilmente anche riferivi a me che non ci siamo visti. No, no, non mi riferivo a nessuno di particolare. No, comunque, grazie, se c'è qualcosa che non, appunto, che non mi è chiaro o che non sono d'accordo. Ok, grazie. Grazie comunque. Okay, grazie a te. Grazie a te. Ok, allora per... Sì, io posso dire una cosa, Ruth? Sì. Allora, io sono... Vabbè, sono d'accordissimo su quello che hai detto, cioè ricordare poi che ognuno di noi comunque è parte integrante della lezione, cioè è parte importante, no? Perché siamo un gruppo ormai già... Ma a prescindere che sia consolidato o che ci siano persone nuove o no, però è bello pure poter esprimere quello che uno magari ha dentro, gli piace, piuttosto che vorrebbe capire meglio, piuttosto che tante cose. Secondo me, piano piano col tempo, la confidenza che si è creata ci dovrebbe permettere proprio di poterci esprimere di più. Ecco, è bello, perché così condividiamo veramente quello che noi siamo e non soltanto una lezione che uno può prendere anche un libro e leggere da solo. Cioè la vera condivisione sta proprio nel poterci confrontare, penso, no? E quindi secondo me è giustissimo farlo, cioè riuscire a, ecco, a esprimere quello che uno ha dentro, no? Bisogna scendere, essere fatto con un equilibrio per cui non si interrompe troppo il filo del discorso, a volte si interrompe, a volte si tiene per la fine una parte di scambio, certo, e di approfondimento. Okay. Certo, certo. Allora, cominciamo sul tema di oggi, stiamo entrando in qualcosa che la Gemara chiama, dice nel Masechet Tanit, lo ayu yamim tovim le Israel che chamisha asar be'av ve yom ha-kippurim, che è una sberla di frase, che di affermazione, che non è subito così chiara, per cui viene detto che non ci sono stati giorni di festa tali per Israele come il 15 di Av e Yom Kippur. Yom Kippur, che è il giorno più elevato dell'anno, viene messo addirittura dopo, cioè prima viene citato il 15 di Av. Per cui diventa molto interessante, anche perché ci stiamo entrando in queste ore qui e fa un po' fa buio e siamo in tutta l'atmosfera del 15 di Av. Quindi è importante per noi capire qual è la grandezza di questo giorno e qual è la grandezza per noi di questo giorno, perché tutto nella Torah deve parlare a noi nella vita di ognuno di noi, deve essere utilizzabile nella vita di ognuno di noi. Allora, intanto una cosa che viene subito chiarita è che per se stesso, in genere, il 15 del mese, di qualsiasi mese, ha una sua importanza. Perché? Perché viene detto che il popolo di Israele è paragonato alla luna, il detto è Am Israel, Monim la Levana, Domim la Levana, Veatidim la Itchadesh Kmota. Cioè, il popolo di Israele conta il tempo secondo la luna, se avremo tempo poi di approfondire la differenza del popolo di Israele fra tutti gli altri popoli che contano il tempo secondo la luna, ma poi la accoppiano anche con il sole. Infatti è questo che ci permette poi di fissare le feste nella loro stagione e non di andare come i musulmani che contano con la luna e si ritrovano a fare le feste ogni anno in una data diversa, in una stagione diversa. E c'è un profondo significato anche in questo unire il sole e la luna. Però quello che rappresenta il conto vero del popolo Israele è la luna, e si assomiglia alla luna
in quanto la Luna ha una sua Mahzoriut, ha un suo ciclo, e anche il popolo di Israele si vede che ha tutti i suoi cambiamenti, innovamenti ciclici, e cosa che è molto collegata anche poi è più sentita a livello della donna, che notoriamente vive secondo un proprio ciclo naturale. E infine dice che il popolo Israele è destinato in futuro a rinnovarsi come la Luna. Sapete anche voi, tutti penso, il famoso Midrash che dice che alla creazione del mondo i due luminari avevano la stessa grandezza, la Luna a quel punto si è alzata dicendo «Oh, qui così non funziona, non possono esserci due re che dividono un'unica corona», e Hashem gli ha detto «Hai parlato bene, vai e rimpicciolisciti». Anche qui oggi non so se parlare anche di questo, perché se entriamo in questo poi non parliamo di tutto il resto, però anche qui ci sono delle spiegazioni, perché non si tratta qui di una punizione, ma Hashem, come dire, riceve il desiderio della Luna di essere potente, di voler essere lei con la corona, e dice per arrivare a questo rimpiccioliscite. Vuol dire, qui c'è tutto il valore di cosa si raggiunge attraverso il proprio annullamento, il bitul. E infatti poi il destino della Luna è di diventare grande come il Sole, anche di più. E questo è il destino del popolo di Israele. Quindi, in un certo modo, noi possiamo dire che nel plenilunio la Luna si rivela nella sua completezza. Siccome è paragonata al popolo di Israele, anche il popolo di Israele in questo giorno splende nella sua completezza. Vi sono però, vediamo che questo succede tutti i mesi, vi sono poi dei mesi particolari in cui ci sono feste che capitano proprio il 15 del mese, come Pesach, come Sukkot, ma in nessuno di questi casi viene tirata fuori una frase bomba come quella che viene usata per il 15 di Av, che dice che non ci sono altri giorni di festa e di gioia come questo giorno qui. Quindi ci deve essere qui qualcosa di veramente particolare. E la prima evidenza che si può arrivare facilmente a cogliere è che quando arriva il 15 di Av, esattamente dopo il 9 di Av. Quindi è chiaro che un risplendere della Luna nella sua pienezza dopo una mancanza così profonda e un giorno così destinato, che è stato finora destinato alle disgrazie, al dolore, alla sofferenza, alla distruzione, come il 9 di Av, dopo una discesa così grande come non esiste forse in tutta la nostra storia, una discesa così grande come il 9 di Av, è chiaro che come è profonda la discesa, così corrispettivamente sarà più elevata la salita. Per cui questo 15 del mese è in assoluto di tutti i mesi il più elevato. Potremmo però noi pensare che cosa succede? Prima c'è stata una grande mancanza, distruzione, disgrazia, eccetera. Arriva il momento della pienezza e si riempiono, si compensano tutte le mancanze. Vedremo che non è veramente così che va vista la cosa, e adesso andiamo a spiegarla meglio. Intanto, per capire, torniamo di nuovo indietro all'inizio di questo 9 di Av. Ci siamo già tornati più volte ultimamente, ma ci torniamo aggiungendo una parte della quale non abbiamo parlato. Noi sappiamo come è cominciato, le spie sono tornate, invece di fare il giorno di festa e stampare lo champagne perché finalmente si entra nella terra, perché le spie confermano
la bontà della terra di Israele, mettono paura a tutti su cosa andranno a trovare e il popolo piange e Hashem gli dice: avete pianto per niente, senza motivo, come dire, sapevate benissimo che eravate garantiti del successo di tutto, per cui vi farò piangere, vi darò motivo di piangere, che vediamo non è una punizione comunque, non va vista nell'ottica della punizione, ma comunque questa cosa qui ha procurato che invece di entrare nella terra di Israele, tutta la generazione, fino ad arrivare ai 60 anni previsti, non avrebbe potuto entrare nella terra di Israele, per cui quelli dai 20 anni in su dovevano aspettare 40 anni e girare nel deserto finché l'ultimo di questi fosse morto e dopo i figli, per cui avevano avuto così paura che di portare i nostri figli a morire nella terra di Israele, proprio loro avrebbero ereditato la terra. E come avveniva questa cosa? Nel deserto, nel loro girare, non c'erano morti di... a parte le piaghe mandate da Hashem di punizione per alcuni eventi che ci sono stati, però non è che c'era un ammalarsi, che ogni tanto uno moriva di qua o di là. No, non succedeva questo. Per cui in questo programma le morti venivano concentrate una volta all'anno, in modo chiaramente di scelta divina, il 9 di Av. Per cui cosa succedeva? Che il 9 di Av, tutti quanti ormai lo sapevano, arrivava fuori uno che aveva il compito di proclamare, tutti quanti, quelli dell'età da tot a tot, si scavino la fossa, scavavano la fossa, ci si sdraiavano dentro e al mattino si vedeva chi si alzava, chi non si alzava, lì aveva già il suo posto di riposo. E così ogni anno, e voleva dire che ogni anno, ogni 9 di Av erano più di 20.000 morti, qualcosa del genere. Allora, a questo punto cosa succede? Che arriva dopo passati 40 anni, arriva il momento in cui, allora scavate, ognuno si metta, arriva il mattino, chi si alzi e tutti si alzano, nessuno ci resta. Qual è la reazione? Uno avrebbe detto, stappiamo una bottiglia di champagne. Facciamo festa, è finita, questa storia è finita, adesso si entra finalmente nella terra di Israele. La reazione invece qual è? Voilà, qui dobbiamo aver sbagliato qualcosa, non è possibile che nessuno c'è rimasto. Evidentemente abbiamo sbagliato il conto del mese, per cui la sera dopo tutti quanti si rimettono dentro e così il mattino dopo... Chi si alza, chi no, no, vediamo chi c'è, chi non c'è, tutti si alzano. Normalmente uno cosa fa? Se non l'ha stappata ieri, la bottiglia la stappa adesso. Wow, duri, eh? Niente. Probabilmente stavolta l'abbiamo proprio sbagliato alla grande. Deve esserci qualcosa che non va qui. E così arrivano fino al 14. Dove la luna praticamente è quasi piena, come fai a guardare una luna quasi piena e a pensare che ancora forse è del 9? E questo, sospendendo un attimo il racconto, questo è anche qualcosa che non riguarda tutti noi, ma molti di noi come meccanismo. Un po' per le sofferenze, ecco, che ognuno... passa nella propria vita, l'esilio, tutto quello che abbiamo passato, si è costruito dentro di noi anche questo si chiama un esilio interiore, un modo di vedere negativo, qualcosa che assomiglia anche molto, non so se voi fate caso, ma quando si sente un notiziario,
ci si aspetta per forza che si parli di qualche disgrazia, di qualche situazione molto problematica. Se ci dessero tutto un tratto un notiziario dove ci raccontano soltanto le belle cose, che la famiglia tale ha avuto un nuovo figlio, che questo ha vinto la lotteria, che tutte cose belle, uno avrebbe la sensazione che non abbiamo ricevuto veramente le notizie, come se noi fossimo ormai stravolti nel nostro modo di pensare o di sentire, che ci aspettiamo sempre che ci debba essere qualcosa di negativo. Per cui quando ci capita poi qualcosa di positivo, la reazione prima è, non so, non ci credo, ci deve essere un errore. L'esempio che faceva questo che ha fatto la lezione, diceva che molti anni fa, no, ognuno di noi si può ricordare, ricordate i tempi quando il costo della bolletta del cellulare era qualcosa che normalmente uno arrivava agli 800 shekel al mese o cose del genere, perché tutto costava di internet o cose, o parlare all'estero, è tutto prezzi molto alti. A un certo punto c'è stata una rivoluzione e arriva la notizia con metodi alternativi in cui tu hai neanche un cellulare solo, ma per tutta la famiglia, 60 shekel al mese per tutti. Cioè, è un qualcosa che questo qui racconta, quando me l'hanno detto, io ho detto dove sono le lettere in piccolo, dov'è il trucco qui, dov'è la trappola, cosa... Non siamo costruiti per pensare, ma Ghiela, non possiamo anche avere delle cose buone. Questo è una in parentesi. Ora, quando poi è arrivato il 15 di Av, luna piena, anche i più pessimisti non hanno potuto fare a meno di arrendersi e dire: Yalla, è arrivata la fine della storia brutta, è arrivata, adesso c'è il bene, e questo chiaramente procura un giorno di grande festa. Ora però, quando noi andiamo a vedere la Gemara, che cita una serie di motivi, di ragioni storiche per cui il 15 di Av è diventato un giorno di festa, poi citeremo anche le altre motivi, ma fra gli altri cita il fatto che nel 15 di Av sono finito le morti nel deserto. Vi sembra vero? Le morti del deserto sono finite il 15 di Av? Manco per niente. Sono finite il 9 di Av. Il 9 di Av si sono alzati tutti, giusto? Poi la gente si è confusa, aveva paura di sbagliare, è arrivato fino al 15 di Av. Per cui la visione che il 15 di Av è finalmente la compensazione di quello che ci è mancato prima, e finalmente ci riempiamo mentre prima c'era una mancanza, non è la visione corretta delle cose. Il 15 di Av è semplicemente la rivelazione di quello che già c'era stato nel 9 di Av. Quindi se il 9 di Av è la data che per tutti è il sinonimo di disgrazia, tanto che in ebraico quando qualcuno si sveglia col piede sbagliato e c'ha un po' di muso, qualsiasi stagione dell'anno si trovi, la gente gli dice: ma cos'è sta faccia da Tisha B'Av? È il modo normale di parlare. Per cui da un lato il 9 di Av ha questa configurazione e il 15 di Av è invece la gioia, alla fine si vede che il 15 di Av semplicemente rivela quello che già c'era nel 9 di Av. Vuol dire il 9 di Av, che per tutti noi è buio, di fatto è la luce più grande, soltanto che la sua rivelazione ai nostri occhi arriva dopo. Però il fatto di cominciare a capirlo e a saperlo ci fa vivere diversamente il buio. Il buio non ci spaventa più come buio, ma sappiamo già nello stesso momento in cui siamo nel Tisha B'Av, siamo già in grado probabilmente di stappare la bottiglia di champagne allora, di riconoscere già allora. Quindi è già un cambiamento, quindi il 15 di Av ci aiuta già a vedere le cose in una maniera
differente. Ora, se il 15 quindi ha questa forza di rivelare il bene, vediamo... Scusa che ti interrompo, ma mio nipote mi è venuto a salutare e lui è nato il giorno di Tu Be'av e ve lo volevo far conoscere. Oh. Lui è Meir. Ciao! Non mi sente perché ho le cuffie, però lui adesso mi è venuto a salutare e lo dovevo condividere con voi. Questa gioia che lui è nato proprio il giorno di Tu Be'av. Mazel, bellissimo! Digli Mazel Tov. Ti fanno Mazel Tov. Ciao tesoro! Ti salutano tutti. Tu fagli ciao con la mano. Mi fa grazie a tutti. Grazie May. Scusa May, ma mi è venuto vicino, ho bisogno di condividerlo con voi. È una hai fatto bene! Hai fatto bene, speciale! Ci hai rallegrato. Allora, per continuare, questo altri esempi di questi due opposti, che da una parte sembrano opposti, il 9 di Av e il 15 di Av sembrano due opposti, la distruzione e la gioia. Vedere come invece uno è la rivelazione di quello che c'è veramente nell'altro. Un'altra storia penosa, molto penosa per il popolo di Israele, è stata quella che è accaduta circa 50 anni dopo la distruzione del Secondo Tempio, dove gli ebrei si erano rifugiati nella città di Beitar, c'erano tanti lì che vivevano lì, e i romani avevano circondato la città, e questo assedio era durato per 3 anni e mezzo. Dopo 3 anni e mezzo, i romani hanno deciso che il gioco non valeva la candela, che non conveniva spendere così tante forze per questa storia qui, per cui hanno deciso di mollare e di tornarsene a casa. E hanno lasciato perdere. Nel momento in cui hanno voltato le spalle, si sono diretti verso il loro accampamento, la reazione nella città, invece di organizzare un pasto di ringraziamento, di elevare elegie e lodi ad Hashem che ci ha salvato, la gente si è data alla baldoria, alla pazza gioia in modo eclatante, tanto che si racconta che dall'accampamento dei romani, i romani potevano sentire appunto la grande baldoria, vedere addirittura le torce infuocate che usavano come i giocolieri. A quel punto i romani hanno detto: ma cosa, si prendono gioco di noi? Hanno cambiato idea, sono tornati indietro, hanno attaccato direttamente e con decisione la città, l'hanno conquistata, e lì i racconti, da quello che ho sentito, sono raccapriccianti, che non conviene leggerli, e si dice che il sangue che è uscito era semplicemente a fiumi, qualcosa di atrocità non descrivibili. E l'imperatore allora era Adriano, personaggio di una crudeltà eccezionale, e per far vedere quanto bisognasse temere Roma, un decreto che Adriano ha tirato fuori è stato quello che tutti i morti, che erano a migliaia della città di Beitar, non potessero essere sepolti. Ha proibito di seppellire i morti e anzi ha comandato che i morti venissero accumulati e dei corpi dei cadaveri venissero fatti dei recinti intorno ai vigneti. Cosa inimmaginabile. Ora, la distruzione il massacro della città di Beitar è avvenuto il 9 di Av. Dopo 7 anni, finalmente Adriano è morto, e morto anche pare di malattie atroce, tremende, con gravi sofferenze, e grazie a Dio, punito da Dio, il successore ha permesso di seppellire i corpi. E lì c'è stato un miracolo eccezionale, quando hanno seppellito i morti dopo 7 anni, nel caldo, nel Hamsin, nelle intemperie
di 7 anni i corpi erano rimasti come il primo giorno, erano intatti. Tutto questo avvenne il 15 di Av, guarda caso. Ora, quello che ci insegna questo miracolo è anche il fatto che la Gemara, quando racconta, dà delle descrizioni degli abitanti di Beitar non positive, dove vengono fuori dei tratti non molto positivi della gente di Beitar, di come si è comportata verso Dio, verso il timore di Dio, eccetera. Quindi è come se la Gemara lanciasse un'allusione per dire se la sono cercata, se la sono meritata. D'altra parte, qui il miracolo dei corpi intatti dopo 7 anni viene a mostrare, a rivelare qualcos'altro. Sempre questo rivelarsi del buono dove sembrava che ci fosse il contrario. Noi sappiamo che chi ha il merito che il suo corpo non si decompone qui in terra sono i grandi tzadikim. È noto, per grandi tzadikim il loro corpo non si decompone, nonostante che l'anima lasci il corpo, ma la santità che ha lasciato nel corpo rende anche il corpo in qualche modo eterno. Ora, il fatto che tutte queste persone siano rimaste intatte, nei loro corpi, mostra che la vera essenza, la verità era che si erano delle persone di alto livello. Questo è un altro dei fatti accaduti il 15 di Av. Ora, qui... Scusa Ruth, sì. Ti ruberei un minuto solo, perché forse lo sanno tutti, sì. Poiché tu hai nominato l'imperatore Adriano, sul quale io ho fatto molti studi, sì. E in effetti è stato nella storia di tutta l'umanità, nei confronti con gli ebrei, è quello che Yahasit in proporzione è stato il più terribile uccisore e persecutore degli ebrei, molto più di Hitler addirittura. Ma la cosa che lascia più perplessi in assoluto, perché noi ci riferiamo alla terza guerra giudaica, ma quello che invece lascia perplessi è che nella storia, diciamo, dei Goim, l'imperatore Adriano passa come l'imperatore buono, quello che ha costruito, amante del bello. Infatti i romani conosceranno molto bene Villa Adriana e il Pantheon e un sacco di cose. Lui era amante dell'arte, della bellezza, e quindi questa è una cosa che nessuno dice, ma che se uno confronta le due storie vede appunto come venga completamente dimenticata dalla storia degli altri questo suo aspetto di persecutore e crudele, terribile. Mi sembra di ricordare che abbia ammazzato quella volta 580.000, che per l'epoca, e facendo la proporzione al numero delle persone che c'erano, è un numero veramente alto. Basta, non dico altro. No, grazie, questo qui è anche un uso che continua anche ai giorni nostri, credo, di mascherare di bene le cose più terribili, di far vedere il buio luce, il luce buio. Comunque, fino adesso abbiamo visto i due opposti, come invece di essere opposti sono semplicemente uno che rivela il bene e l'altro, relativo a eventi tragici. Adesso passiamo al 15 di Av come elementi non tragici e come qualcosa che parliamo finalmente oggi molto di più di donne, delle donne. E si sa che il 15 Av è noto come la festa dell'amore. E di fatto il 15 di Av è molto legato alla possibilità del matrimonio, storicamente sull'abolizione di due decreti che avevano proibito, avevano dei matrimoni. Uno era collegato a una storia che in genere non si vuole molto raccontare, della tribù di Beniamino, che aveva fatto delle cose che non vale la pena raccontare e che hanno portato il resto delle tribù a fare proprio un allontanamento e a decretare che nessuno avrebbe
dato, fatto sposare qualcuno con un decreto di estinzione della tribù di Beniamino, che aveva, si era comportato in modo scialpetto. Ora, passato del tempo e placati gli animi, si è cercato un modo di far rientrare un po' la cosa, per cui è stato di nuovo dato in qualche modo il permesso di dare in sposa le figlie delle altre tribù, solamente che invece di darle in sposa, poi si è creato questa usanza in cui le ragazze uscivano a danzare nelle vigne e i ragazzi non sposati andavano e sceglievano, quindi non era darle anche a loro, ma era che se le, in qualche modo se le prendevano. Comunque era un giorno di, questo era il 15 di Aved, era un giorno di grande gioia, per cui si aprivano porte per fondazione di nuove case in Israele, che prima erano state ostracizzate, proibite. E un altro evento era anche la fine di un decreto di cui abbiamo parlato in passato, se vi ricordate, le figlie di Celofat, che non so come si pronuncia, il padre non aveva avuto figli maschi, le figlie hanno preteso di ereditare loro la parte di terra destinata in Israele, che le ricevessero loro. Dio ha consentito che fossero delle donne a riceverle, però poi è stato stabilito una condizione affinché effettivamente l'eredità restasse nella tribù, qualsiasi figlia una famiglia dove non c'erano figli maschi che avesse ereditato aveva l'obbligo di sposarsi all'interno della tribù, di modo che poi questa parte della terra di Israele effettivamente appartenesse alla tribù, non che passasse a un'altra tribù. Passato un po' di tempo la cosa si è ritenuta ormai non più necessaria e si è dato il via libera, per cui se una si innamorava di qualcuno di un'altra tribù e non poteva sposarsi, adesso invece era possibile. Per cui anche qui giorno di grande gioia. Qui però la Gemara comincia a raccontare dei fatti che vale la pena comprendere, che ci danno molti strumenti di vita nei nostri rapporti. La Gemara ci dice cosa succedeva in questo giorno. Allora, intanto le ragazze, il messaggio che davano erano ai ragazzi: non cercate la bellezza esteriore, ma quella interiore, le buone qualità interiori della persona. E per aiutare a non guardare l'esteriorità, quello che era uso era che tutte le ragazze si vestissero di bianco, però questo non bastava, perché vestirsi di bianco, una che era molto ricca andava a comprarsi un vestito stupendo e il ragazzo la sceglieva perché capiva che era che guardava più l'esteriorità che l'interiorità, per cui la condizione era che ognuna prestasse il suo vestito all'altra, per cui nessuno poteva sapere veramente dal vestito le differenze. E così andavano nelle vigne a ballare e i ragazzi non sposati sceglievano le loro spose. E le ragazze che volevano trovare marito, cosa facevano? Allora, qui la Gemara dice, io non cito le parole della Gemara, traduco un po' il senso delle parole. Dice, quelle belle, le ragazze belle, cosa dicevano? Guardate la bellezza è la cosa più importante. Vedi come sono belle, scegli, la bellezza è importante. Quelle che venivano da una famiglia particolarmente onorata, nobile, buona famiglia, vedi di che famiglia ti conviene sposarti, vedi da che famiglia vengo io. E ognuna cercava di dare risalto alle proprie qualità. Poi arriveremo a spiegare tutte le contraddizioni, non vi preoccupate, perché da una parte diciamo che loro dicono non guardate le storie, dall'altra parte dicono guardate quanto è importante, sono bella.
E a un certo punto la Gemara arriva a dire una cosa strana, dice: cosa dicevano le brutte, quelle proprio brutte, 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 cosa dicevano? Prendimi le Shem Shamaim. Come dire, sono senza qualità, non ho niente da proporti, cosa fai? Fai una mitzvah, prendimi per fare una mitzvah. Cosa che qualsiasi ragazzo, uno dice, io per quanto ho molto piacere di fare le mitzvot, faccio veramente, metto i tefillin con molto sentimento e faccio le mitzvot con molta gioia, però dico, è anche, non so, dovessi immaginarmi qualcuno che incontra un banchetto dei Chabadnikin che gli offrono di mettere i tefilim. Quello lì gli dice, dai, fai una mitzvah, fallo per fare una mitzvah, due minuti. E va bene, per fare una mitzvah si può. E così anche l'ulav, presente? Ma dai, fai una mitzvah, si può. Immagino, dice, dai, per fare una mitzvah sposami. Non sei per fare una mitzvah. Cioè, non è molto logico. Quindi c'è da capire cosa... Volevo chiederti una cosa, ma questo che c'entra qualcosa con Kippur, il fatto di scegliere le donne, c'entra qualcosa con Kippur? Perché con Kippur? Non lo so, perché si associa Tu Be'av a Kippur? C'è qualcosa che dice, anche tu all'inizio hai detto una frase, si sì. Associa Tu Be'av con Kippur. È l'elevatezza del giorno, è quello che scopre veramente l'interiorità, il buono, è l'elevatezza. C'è il fatto che ci si veste di bianco, c'è il fatto che davanti a Dio a quel punto siamo tutti uguali, non lo so, però quello che adesso dici va approfondito, va chiesto, non lo so. Io non ho una risposta. No, perché volevo dire, appunto, Virginia, se lo ricorderà bene, che l'ultima notte dei Selicot, prima di Kippur, in piazza da noi a Roma si usava che tutti i ragazzi scrivevano una lista di come volevano le ragazze per poterle sposare. E questo succedeva il giorno prima di Kippur. È interessante. E quello che tu stai dicendo, è interessante, perché quello che stai dicendo tu, è vero Virginia, te lo ricordi? È vero, la ricordo. Io ero piccolissima, però questa storia l'ho sentita. Ma sì, perché in piazza i ragazzi, dopo le Selicot, mettevano le liste di come volevano le ragazze, quindi si diceva, ok, mettete in lista che a Kippur le ragazze sfilano per essere scelte sposate, quindi combacia con quello che tu stai dicendo. Io volevo farti appunto questa domanda per capire l'associazione tra Tu Be'av e Kippur, perché l'ho sentita tante volte ma non l'ho mai capita fino in fondo. Diciamo, non lo so e si può andare a cercare. Quello che però mi viene in mente adesso è che un uso, perlomeno nel Fai Hasidim, un uso nel giorno del matrimonio è che i due sposi digiunino tutto il giorno, quando arrivano alla Chuppah non hanno ancora mangiato, e che lo considerino un loro Yom Kippur personale, dove gli viene perdonato tutto e come proprio anime nuove, tzadikim, si sposano a un livello diverso. Per cui già qui c'è un rapporto fra il matrimonio e Yom Kippur. Ah, è interessante, perché il perdonato dopo Tisha B'Av, che viene Tu Be'av, mi fa un po' pensare all'associazione del perdonare il peccato con l'amore, tutto va bene, insomma, vabbè, niente, riflessioni così. No, interessante. Comunque, se mi capita qualcuno che mi sa dare una risposta, magari, mi farebbe piacere conoscerla. Grazie, Ruth. Grazie a te. Ora, quindi la risposta delle brutte è un po' strana, perché dice, prendimi le Shem Shamaim, non ho niente da offrirti, non sono né bella né ricca, né, quindi prendimi per fare una mitzvah. È una cosa che sembra molto strana, ma c'è qualcosa di ancora più strano che racconta la Gemara, in cui dice non soltanto, ma poi il malcapitato l'accetta, dice no, ma io ti do anche una condizione, mi prendi a una condizione. E non so dirti in ebraico le parole precise, ma il significato è che mi devi ricoprire di oro. Quindi cosa vuol dire tutto ciò?
Allora, per capire, c'è un'altra storia che ci riporta la Gemara nel Maseret Nedarim, è un Maseret che spiega tutto l'argomento, il tema dei voti, neder e voto. E la storia è questa, c'era una ragazza molto brutta, ma dire molto brutta era dir poco, proprio brutta, 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 e allora a quei tempi era cosa abbastanza normale sposarsi in famiglia, non i parenti stretti, ma i parenti più un pochettino più lontani, per cui zie e nipoti, era una cosa normale potersi sposare. E in questa famiglia ormai i genitori capiscono che questa ragazza talmente brutta è da sempre considerata uno scarto, nessuno l'avrebbe presa, per cui vanno dallo zio e dicono: dai, per piacere, fai un favore, sposala tu, perché altrimenti poveraccia, questa resta così per sempre. Lo zio cerca di svicolare dalla cosa dicendo: no, ma un momento, perché proprio io. Quando questi insistono, cercano di suonare le corde della compassione, questo qui invece si irrigidisce e si rifiuta veramente completamente, al punto tale che fa un voto, di modo che si toglie tutti i rischi che qualcuno provi a convincerlo, perché una volta che uno ha fatto un voto, non può più, cioè fa un voto non soltanto che mai si sposerà con questa, ma anche che mai godrà di una qualsiasi cosa che venga da questa, tipo che se in casa questa gli versa un tè o offre un tè, lui non può usufruirne, non può godere di qualcosa, che di niente che venga da questa ragazza. Cioè, la situazione a questo punto si fa pesante, cioè il futuro di questa ragazza è molto compromesso. E cosa succede? Portano questa ragazza da Rabbi Ishmael. E cosa fa Rabbi Ishmael? Alla fine qualcosa ci viene detto di cosa ha fatto, ma Rabbi Ishmael in qualche modo la rende bella. Dopo che in qualche modo la rende bella, Rabbi Ishmael chiama questo zio e gli dice: guarda questa ragazza, questa ti piacerebbe? E lui guarda la ragazza e dice: wow, questa sì che la voglio! Stupenda, fantastica, questa voglio. A quel punto Rabbi Ishmael dice: ma senti, ma questa non è quella per cui hai fatto il voto, che non con lei non la sposi, anzi niente riceverai da lei, godrai da lei. Dice: ma figurati, quella era così brutta, questa non è lei. E Rabbi Ishmael dice: guarda che questa è lei. A quel punto la storia diventa complicata, perché lui ha fatto un voto, come si fa? Adesso che la vuole non può più. E qui la storia è molto incuriosente, perché Rabbi Ishmael dice: scioglie il voto. Tutto questo è una storia che viene raccontata per spiegare quando e come si può o non si può sciogliere un voto. Allora, la regola per cui è possibile sciogliere un voto dice così: se una persona ha fatto un voto basandosi su una realtà, se poi quella realtà cambia, lui non può essere sciolto dal voto. L'esempio è: se io ho fatto un voto che da quella persona lì non voglio avere a che fare, non voglio che mi dia niente, 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 niente. Passa il tempo, quella persona lì viene eletta sindaco. E io ho proprio bisogno di qualcosa che giusto il sindaco potrebbe migliorare la mia situazione e risolvermi un grande problema. Vorrei andare dal sindaco adesso, non posso perché ho fatto un voto. Si può sciogliere quel voto? No, non si può sciogliere, perché quando io ho fatto il voto quella persona non era sindaco, è cambiata la realtà e il voto non si può sciogliere. A meno che non trovino poi qualche inghippo, che in genere si cerca anche di facilitare, ma in teoria come legge non è possibile. Quando è possibile? Quando di fatto non è la realtà che cambia, ma la persona ha fatto un voto su una realtà che non ha capito bene. Per cui lui pensava si trattasse di una cosa e ha fatto un voto su quella cosa, ma non ha capito la realtà. Quando capisce la cosa,
di fatto è come se non avesse fatto il voto. Esempio, c'è uno che l'hanno invitato a una festa e questo si rifiuta e dice: ma dai, vieni anche tu, dai, dai, questo alla fine si arrabbia. No, non ci voglio venire, lasciatemi, io non ci voglio andare a questa festa. Anzi, ora faccio un voto, io questa festa non ci metto piede. A questo punto aspettano che si calma un po' e gli dicono: aspetta, ma perché non vuoi andare a questa festa? È una festa, si festeggia qualcosa di importante, perché non vuoi andare? Ma cosa ci vengo a fare? Non conosco nessuno, non danno neanche cibo kasher abbastanza, cosa ci vengo a fare? Ma scherzi? Ma guarda tutti gli amici che sono qua, tutti ci vengono, i tuoi parenti dal nord arrivano, non c'è cibo kasher, tutte le meadrin, quando, wow, ma io non lo sapevo, io pensavo fosse tutta un'altra cosa. A quel punto, lui su cosa ha fatto il voto? Su una cosa che la pensava in quel modo. La realtà non è cambiata, è la sua comprensione a quel punto che è cambiata. A quel punto puoi sciogliere il suo voto, perché ha fatto un voto su una cosa che non era vera. Ora, tutta questa spiegazione che abbiamo data, riportiamola adesso sulla brutta. La brutta era proprio brutta, brutta, brutta. Poi Rav Ishmael l'ha fatta diventare bella. Quindi, teoricamente, noi vediamo che ha cambiato la realtà. Quindi, in teoria, uno dice non si può sciogliere il voto. Adesso qui arriviamo a capire qualcosa di profondo, di importante, che può aiutare veramente ognuno di noi. Allora, Rav Ishmael praticamente risponde: tutte le figlie di Israele sono veramente belle, sono tutte veramente belle. Solo può essere la povertà delle cause esteriori che le rendono brutte, che le imbruttiscono. Ma non esiste una ragazza di Israele, un'ebrea, brutta, non esiste. La bruttezza non è reale, c'è una causa esteriore che la provoca. Quindi qui viene a dire che non sono due realtà, che la ragazza è bella dall'inizio, ma che la sua bellezza va rivelata. Sul rivelare la bellezza, sia esteriore ma soprattutto interiore della persona, qui si apre un mondo intero per noi, veramente importante da capire dentro di noi, nel nostro lavoro con noi stessi e nei nostri rapporti con gli altri. Quindi cosa ha fatto veramente Rav Ishmael? Tanto che alla fine lo zio non la riconosce. I commentatori dicono che a questa ragazza mancava un dente. Mancava un dente? Cosa succede in genere a qualcuno che ha qualcosa, problemi con il dente? Si copre la bocca, non sorride mai, non fa mai vedere. Quindi presumibilmente uno può pensare è una persona che si è sempre sentita qualcosa in meno degli altri, non è mai venuta fuori con sicurezza, probabilmente già dall'infanzia l'hanno presa in giro e l'hanno confermata nel suo stato di brutta, non ha mai sentito nessuna motivazione quindi per rendersi, per curare se stessa, e non ha mai espresso nessuna bellezza da dentro, perché tutto il suo mondo interiore era un mondo di io sono zero, sono niente. Questo è quello che le hanno fatto vivere, questo è quello si è abituato a vedersi e a vivere così. A quel punto cosa ha fatto Rav Ishmael? Le ha messo un dente finto. A quei tempi i denti finti non c'erano come oggi tutti belli bianchi, ma era normale mettere un dente finto d'oro. E andava bene, era una cosa normale, quindi accettabile. Per cui, a un certo punto, un dente d'oro non è che ha la possibilità di per sé di cambiare completamente la situazione. Noi possiamo immaginare, non è che abbiamo scritto nella Gemara come sono andate le cose, ma non è tanto il dente d'oro, ma è come gliel'ha dato, cosa ha fatto Rav Ishmael. Con tutta probabilità Rav Ishmael gli ha messo il dente e poi ha detto: wow, ma che splendore, ma sei una cosa... Ha chiamato la moglie, probabilmente ha detto: vieni, vieni, vieni a vedere. E la moglie arriva e dice: wow, ma come ti sta bene, ma come sei bella, fai un bel sorriso.
la persona, la ragazza, per la prima volta in vita sua, ha cominciato a sentire che non era uno zero, è uscita da lì per la prima volta in vita sua con un sorriso e con la testa alta, a quel punto con tutta probabilità, cosa c'è da dire, in genere, cosa che sembra strana, negli istituti di bellezza o dalle cosmeticai, come si chiamano, dalle... non lo so dire in ebraico, non lo so dire in italiano. Estetiste. Estetiste, ecco. Dalle estetiste, paradossalmente, in genere ci vanno le belle e non ci vanno le brutte. Cosa che sembra il contrario. Una che è brutta cerca in qualche modo di migliorare il suo aspetto e una che è bella non avrebbe neanche bisogno di sprecare tanto tempo a, ogni mese a farsi la pulizia del viso e col passare degli anni, il lifting, eccetera. Perché uno già si sveglia la mattina e è già bella. E invece succede il contrario. E questo è perché chi è si è abituato a considerare, a vedere se stessa come brutta, non sente neanche nessuna motivazione, ormai non crede, ha un'immagine di sé negativa, non crede di poter essere qualcos'altro, quindi neanche ha motivazione di investire in questo. Quindi probabilmente nel momento in cui questa è uscita col suo dente d'oro, il suo sorriso, la prima volta con la testa in alto, vedendosi in un modo diverso, un'immagine diversa di sé, probabilmente ha cominciato anche a dire vabbè, vale la pena forse che comincia a vedere di trovare una pettinatura diversa e così di passo in passo veramente ha tirato fuori una bellezza anche esteriore. Però è chiaro che questa bellezza esteriore comincia da un'immagine di sé interiore diversa. Ora, quindi ed è noto che la luce che viene fuori da una persona sono le sue emozioni positive. Una persona che anche veramente non di tratti belli, quando ha dentro una bellezza interiore di amore per gli altri, di interessamento, di sorriso, di luce, appare bella, piace, è una persona che piace. Tutti noi possiamo vedere qualcosa del genere. Quindi, di fatto, qui si comincia a capire perché Rabbi Shmuel abbia potuto sciogliere il voto. Perché nella storia, la realtà è che non era cambiata, semplicemente si era rivelato quello che c'era già. Vi suona già sentito? Stiamo parlando del 15 di Av. Si rivela la luce che c'è nel buio. Ora però resta una domanda. Come si spiega però che le ragazze invitino i ragazzi a guardare al contenuto e non all'esteriorità e poi ognuna va a vantare, guarda come sono bella, guarda come sono ricca, eccetera. Evidentemente non si tratta di qualità materiali, quelle che vantano, ma si trattano di qualità interiori che emergano anche fuori e costituiscono la loro bellezza. Voglio dire, le qualità interiori che ognuna ha perché gode di una situazione particolare nella sua vita esce fuori in qualche modo, ma parte comunque da una qualità interiore. E chi non aveva e non riconosceva in sé nessuna qualità interiore, diceva, come abbiamo visto prima, quelle le brutte, diceva ricoprimi di d'oro, come dire, qui arriviamo al segreto del dente d'oro, mettimi un dente d'oro, cosa vuol dire di fatto? Rivela la mia bellezza, ce l'ho dentro, rivelala, non ho niente da darti, non ho niente da, io credo almeno non aver niente, però tu puoi rivelare la mia bellezza. Ma qui sorge una domanda, possibile, qui si fa l'esempio di una che non ha qualità, che arriva a dire coprimi d'oro, rivela la mia bellezza, come dire io non so cucinare, non so cantare, non sono ricca, non ho studiato e sono brutta e non ho nessuna qualità. Può esistere al mondo una persona che non ha neanche una qualità? Cioè, chiaramente anche la persona più negativa di questo mondo se vai a cercare devi poter trovare un qualcosa di buono.
Ora, la soluzione quindi non è, come abbiamo detto prima, che il dente d'oro di per sé cambi la persona, ma qualcuno che le dia un dente d'oro, cioè qualcuno che senta che lei è degna di avere dell'oro, che creda in lei. Quindi pensa che potere nei nostri rapporti ognuno ha sull'altro, quando siamo positivi nel rapporto verso l'altro. E questo è il segreto dei rapporti, non soltanto dei rapporti di coppia, senz'altro più che altro nei rapporti di coppia, ma comunque nei rapporti qualsiasi umani fra le persone. Ora, qui c'è anche da, se entriamo nei rapporti fra le persone, nei rapporti di coppia, c'è un detto che in parte è vero, ma che porta a comprensioni molto sbagliate, che va capito meglio. In genere cosa si dice di una coppia? Dice che uno, in una coppia ben riuscita, è quando uno completa l'altro, completa le mancanze dell'altro. Allora, c'è qualcosa di vero in questo, ma per come viene compreso in genere non è la comprensione corretta. Perché in genere uno non sente che io sono incompleto e qualcuno mi deve completare. Ognuno di noi si sente in qualche modo, io, vabbè, ci avrò anche i difetti, ma io mi vado bene. Uno sente, pensa di avere una propria completezza. Non mette in discussione facilmente se stesso, però con molta facilità vede le mancanze dell'altro. Per cui al massimo dice, ok, io magari non ho bisogno di essere completato, però si vede che devo completare l'altro. Ma allora cosa succede? Per esempio, il marito o la moglie, può essere uno o l'altro. Adesso facciamo un esempio sul marito, ma potete farlo al contrario. Il marito dice, pensa, io sono intelligente e devo... Una mia qualità è l'intelligenza, per cui devo completare la mia metà. Nel momento in cui dice che deve completare la mia metà, automaticamente dice che io sono intelligente, ma la mia metà manca un po' di intelligenza. E così però qualsiasi qualità che uno attribuisce a se stesso, se pensa io di questo ne ho in abbondanza, per cui è meglio che ne do un po' alla mia compagna, vuol dire che già fissa la sua compagna in tutte le cose che le mancano, e l'immagine che ha della sua compagna non esce un'immagine molto positiva. In Italia si dice, no, gli ebrei italiani credo, ogni pentola ha il suo coperchio. E esce in tutto il mondo. Comunque adesso arriviamo a capire meglio cosa vuol dire che ogni pentola ha il suo coperchio, certo. Perché come la capiamo noi non è il modo giusto, ma c'è il modo giusto di comprenderlo. Quindi conviene uscire dall'idea che il nostro compito è di completare la carenza dell'altro. È un errore. Adesso vediamo di capire, il proprio compito non è cercare di rendere l'altro più me. Cosa succede? Se io dico, io sono intelligente e cerco, se voglio completare la mia metà, vuol dire che la mia metà è meno intelligente, facciamola diventare intelligente come me, facciamola diventare generosa come me, facciamola diventare, alla fine facciamola diventare me. Che questo non deve rendere l'altro un altro me. Non è questa l'intenzione. Allora, il compito... Noi abbiamo che Eser che ne do. Esatto. Ma non solo questo. Il compito è che ognuno riveli il dente d'oro del compagno, cioè gli metta il dente d'oro, veda il buono del compagno. Quindi colmare la carenza dell'altro vuol dire far emergere nell'altro quello che già c'è, ma che non è emerso, non è venuto alla luce, nel quale l'altro non è neanche consapevole, ma tu che gli vuoi bene credi in quella cosa positiva che ha dentro, anche se non viene fuori, tu già la vedi in qualche modo, ci credi, hai fiducia e fai vedere che è degna di questo e così la fai uscire. E fai vedere anche così all'altro che la carenza è solo un'impressione, è sbagliata, è un'impressione sbagliata che si è radicata, ma non è la vera realtà. E quando si fa luce sulla qualità
di cui uno non si rende conto o la persona non crede di avere quella qualità, non si rende conto di averla, ma l'altro gliela la enfatizza, la fa venire fuori, ci crede, gliela fa vedere, alla fine sarà veramente così, verrà fuori. La persona verrà fuori, l'altra persona verrà fuori con tutte queste qualità. Quindi è un guadagno molto più grande, perché se io cerco di far diventare l'altro un secondo me è molto noioso, ma se io riesco a tirar fuori, a far emergere tutto il buono che vedo e in cui credo dell'altro, mi ritrovo io stesso col vantaggio di avere una nuova persona, che non è una nuova persona ma che è la rivelazione di tutto il bene della persona, e ci guadagno anch'io, perché sarà una persona con le sue qualità rivelate e sarà la persona che è con me, e la stessa cosa l'altra persona farà con me. Per cui quale potere positivo noi abbiamo uno nei confronti dell'altro, e questo si può fare al punto che la persona può avere un cambiamento che alla fine neanche la riconosci. A me è capitato, io non so se a voi è capitato, a me è capitato più volte di conoscere per tanto tempo una persona alla quale non mi ha mai fatto una grande impressione. Uno sai quelle persone un po' trasparenti che non sanno di niente, che poverino. Poi la persona si è sposata e la vedo andare in giro con sua moglie, tutto un tratto questa persona mi sembra un altro. Mi sembra, voilà, ma che belle qualità, che bella luce che viene fuori. Semplicemente la moglie che crede in lui, che vede in lui queste cose, le ha tirate fuori. Io non so se a voi è capitato, io me lo ricordo, una persona in particolare, ma me lo ricordo come se fosse stata un'altra persona. Che meraviglioso quello che può succedere. Ora, quindi qui si parla di trovare, vedere, credere veramente e rivelare quello che c'è nella persona, ma che è nascosto, e non di riempire l'altro di falsi complimenti, perché tanto non funzionerà, non vuol dire vai a casa e fai tanti complimenti alla persona, vuol dire abitua i tuoi occhi a vedere non l'esteriorità, ma a dar credito, a vedere il potenziale, a vedere quello che c'è dentro la persona, e trasmettigli questa tua fiducia che queste cose buone quella persona ce le ha, e allora verranno fuori. E non si tratta certo di andare invece dalla persona a dire wow, ma come sei brava in questo, su cose che non è vero. Non sono i falsi complimenti che aiutano, non costruiscono nulla. Ora, se vi ricordate quando le ragazze brutte dicevano Tof, sceglimi le Shem Shamayim per fare una mitzvah, qui anche c'è qualcosa da capire. Le Shem Shamayim, noi sappiamo che, per quanto non ce ne rendiamo sempre conto nella nostra vita, ma quello che noi sappiamo è che ancora prima, quando livello, non so di quando l'embrione, a quale livello già su è stato definito e scelto gli accoppiamenti. Dio è occupato a fare zivugim, a fare accoppiamenti. Per cui ognuno ha una sua anima gemella qui in terra. E a un certo punto, girando, prima o poi dovrebbe poterla incontrare. Dovrebbe. Poi nella realtà le cose sono sempre un pochettino più confuse, ma questo è come dovrebbe essere. Ora, cosa vuol dire questo Leshem Shamayim? Vuol dire non scegliermi, per anche se tu vedessi delle buone qualità che vengono fuori da me, non scegliermi per questo. Sceglimi perché senz'altro è stato già stabilito che noi saremo insieme, ma il segreto poi invece vero della bellezza della moglie, Dio l'ha nascosto. Guarda, prendete bene questo concetto. Il segreto della bellezza della moglie, Dio l'ha nascosto nelle mani del marito e viceversa. La bellezza del marito, la bontà, le qualità, tutto il bello che c'è nel marito, Dio l'ha nascosto nelle mani della moglie. Questo vuol dire che qui si capisce qual è lo scopo della coppia.
Cioè, vuol dire non essere concentrati su cosa ognuno vuole ricevere e cercare chi ce lo dà, ma rivelare tutto quello che c'è di bello nell'altro. E Dio ha messo il dente d'oro nelle mani di ciascuno che può metterlo nell'altro e rivelare tutto il bello. E per cominciare questa bellezza uno la deve rivelare anche in se stesso. Così spesso noi abbiamo una visione così negativa, un'immagine così negativa di noi stessi e non crediamo nel nostro potenziale, non crediamo di poter fare veramente tante cose, non ci crediamo. Bisogna che questo dente d'oro, questo segreto, questa arma segreta, noi siamo capaci di metterla a noi stessi, siamo capaci di metterla agli altri e cominciare a vedere noi stessi, voilà, ma sì che io ho delle qualità, ma sì che posso fare delle cose. Cominciare semplicemente a pensare e a parlare anche verso noi stessi in questo modo. Quindi tutto questo come collegato nella comprensione di rivelare che ha il 15 di Av è la capacità di rivelare non soltanto come una compensazione, un risarcimento di quello che non c'era, ma ancora una volta di rivelazione, quindi rivelare che tutta la discesa era per la salita, che già lì è parte della salita, che già lì c'è tutto il buono. E se comunque poi dobbiamo anche ricordarci che se comunque io vedo i difetti nell'altro, perché non è che noi non abbiamo difetti, dobbiamo anche ricordarci quello che forse hai detto più tu, Tamara, che Dio li ha messi lì davanti a noi, Ezer Kenegdo, li ha messi davanti ai nostri occhi perché sono per me, non sono i difetti suoi di lei, sono per me, sono i miei difetti. E per questo in genere anche mi danno così fastidio, perché in genere qualcosa che non mi riguarda del tutto, che trovo in un altro, non è che mi dà così tanto fastidio. Quello è un difetto lì, ma l'onora. Quando mi stuzzica, che mi dà veramente fastidio, è perché è qualcosa che riguarda me. Quindi Dio li ha messi lì come possibilità di curarmi, di migliorarmi. Se io lo prendo in questo modo, se prendo tutti questi strumenti, miglioro all'infinito il mio rapporto col mondo e con me stesso, avvicinandomi sempre di più allo svolgimento veramente del mio compito qui nel mondo. E questo ci permette quindi anche di non aspettare il 15 di Av per avere la gioia, perché se io so già il segreto di tutto ciò, anche il 9 di Av io ormai ho la gioia, perché so cosa c'è dentro. Ora, prima di concludere, ops, è più lunga del previsto, però due parole sulla parasha. Ditemi voi, volevo collegare un attimo con la parasha, però siccome vedo che è lunga, ditemi voi se va bene o no. Per me va bene. Per me va bene, se mi tiene la batteria, quando finisce la batteria è finita. Okay. Oh, vai avanti, per me va bene. Ok. Allora, in qualche modo noi ritroviamo un po' questo tema nella parasha che si chiama Ekev. Sappiamo che nella Torah nessun termine è scelto per caso, per cui per esprimere quello che la Torah dice all'inizio, che il suo significato semplice è per il fatto che voi osserverete i miei precetti, i miei mishpatim, avrete come compenso e c'è tutto quello di buono che riceverete, viene usato il termine Ekev. Ekev può essere compreso appunto per il fatto che, e di fatto viene usato nella Torah anche prima varie volte, solamente che con questo significato. Solamente in questo caso Rashi, che in genere spiega assolutamente la parte più semplice, letterale del testo, va a dare qui un significato diverso. Quindi c'è da capire perché va a dare un significato diverso e dice che questo Ekev, che ha anche il significato di tallone, la parte inferiore della persona più bassa
del corpo della persona, si riferisce a quei precetti che la persona ha la tendenza di calpestare, di non considerare importanti. Ora, addirittura troviamo che, quindi in questo contesto sarebbe quando, se arriverete a osservare anche quelle mitzvot che di tendenza uno penserebbe che vabbè non sono così importanti, riceverete tutto la ricompensa. Ora noi troviamo che viene data anche a questo termine una valenza completamente opposta. Ed è questo. Ekev, da una parte, come spiegato adesso, si riferisce alle persone che sono all'inizio della loro osservanza delle mitzvot, all'inizio del loro percorso, che non comprendono ancora bene il valore delle mitzvot o del volere di Dio in generale, per cui non si rendono conto e facilmente una cosa molto grandiosa la capiscono, ma le cose più piccole non le considerano. Per cui a queste persone vanno un po', gli va insegnato, vanno sensibilizzate per capire ogni cosa fa parte della volontà divina. E infatti, come c'è nella Londra di questa settimana, c'è un discorso del Rebbe su questo, dove dice che il problema è proprio che uno non deve, è proibito per noi fare alcuna differenza fra le mitzvot. Non esiste dire questa è grave e questa non è grave. Noi non abbiamo nessuna capacità di distinzione. Tutto è volontà di Hashem. L'esempio che a me veniva in mente è... io ve l'ho raccontato in passato che un tempo avevo, quando ero all'inizio del mio percorso di tornare a Betshuvah, cominciavo a fare un po' di cose, però ero esattamente in questa condizione qui spiegata dell'inizio, che considera alcune cose più semplici. Mi ricordo Rav Colombo, eravamo in una vacanza del DAC, e è sorta una discussione. In questa discussione io ho provato a dire che insomma in fondo c'è ben differenza fra ammazzare una persona e spremere un limone di Shabbat, e Rav Colombo, che è andato giù piuttosto duro in quel caso, mi ha detto con molta veemenza che non c'era nessuna differenza. Io non ero un recipiente pronto a cogliere, a capire questa cosa, per cui mi ricordo che quasi ho pianto davanti a questa affermazione. Dicevo, non è possibile. Ci ho messo parecchio tempo poi per capire cosa voleva dire questo, però la nostra capacità di comprensione è talmente nulla davanti alla volontà di Dio, che è come l'esempio che abbiamo... Devo salutarvi, devo chiudere. Ok, al massimo la senti nella registrazione. Spero che era chiaro quanto... Chiarissimo. Baruch Hashem. Ciao Renata. Ciao. Ciao Renata. Ciao Renata. L'esempio che a me veniva, e non so quanto sia pertinente, è uno che si ritrova davanti a un complesso computer. Scusa, un'ultima cosa. Mio marito vuole sapere se si può spremere il limone di Shabbat. No, assolutamente no. Ok. Grazie. Prego. Ciao. Che cosa ha chiesto? Se si può spremere il limone di Shabbat. No. Ruth, ma spremere il limone non è cucinare, perché non si può spremere il limone? Non si può spremere. Questa è una lezione a parte che probabilmente non sarei in grado io di farvi sulle regole dello Shabbat, però tutte le cose che sono proibite di Shabbat sono in corrispondenza dei lavori concernenti la costruzione del Tempio. Fra le varie categorie di lavori c'è qualcosa che è attinente allo spremere. Per cui questa è la spiegazione. Dopodiché viene detto che se spremi sopra un cibo è possibile, se lo spremi per farsi una... Solo con lo spremi agrume non si può fare, ma se lo spremi con le mani sì. No, se lo spremi su un cibo sì, se lo spremi, cibo, sì. Sì. Ma se lo spremi su un bicchiere per avere da bere, no. Io sapevo, con lo spremi agrume non si poteva fare.
Niente, vabbè, non entriamo oggi. No, scusa. No, figura, no, va bene, che va benissimo chiedere. Magari che potessi organizzarmi anche della lezione di Alaha, che sarebbe così importante. Comunque l'esempio che a me veniva, mettiamo davanti una persona che così, una persona che ha voglia di fare le cose come gli pare a lui e si ritrova davanti a un meccanismo delicatissimo, un computer dove ci sono dati incamerati che, di ricerche che hanno, ci sono voluti anni. E questo qui prende un po' con leggerezza le cose e dirà, beh, ci gioco un po' e gioco un po' coi tasti, cosa sarà mai? Non sarà mica grave. Non ho mica preso un'ascia e ho spaccato il computer. Ora, se avesse preso un'ascia e avesse spaccato il computer, probabilmente non sarebbe successo niente di irreparabile, perché uno può portare fuori il disco rigido del computer, salvare tutti i dati e metterli in un altro computer. Ma uno giocando con i testi, metti che si è riuscito a cancellare tutta la memoria del computer, ha fatto qualcosa di gravissimo. Questo è un esempio che a me è venuto in mente, non so quanto sia pertinente, di quanto noi possiamo avere una comprensione di una cosa che sia più grave dell'altra rispetto alle mitzvot di Hashem. Noi non capiamo niente, dobbiamo semplicemente dire è volontà di Hashem, va fatta. Comunque, tornando a Ekev, Ekev da un lato è appunto la persona che tende a calpestare le cose perché sembra che siano facili, che non siano gravi, e la persona che all'inizio è sul lavoro. Cioè, però c'è un'altra spiegazione, come Ekev, non la parte finale più inferiore del corpo, ma come la testa è l'inizio e il tallone è la fine, in ogni cosa c'è l'inizio e la fine, per cui è la fine del lavoro. Cioè la persona ha fatto un percorso nella sua vita, è arrivato veramente a saper osservare le mitzvot con bellezza, tutte le mitzvot, e alla fine del lavoro riceve la ricompensa. Quindi sono due spiegazioni completamente opposte. C'è la persona all'inizio del suo lavoro e la persona alla fine, che è arrivata già in alto. Ora abbiamo visto come il 15 di Av ci insegna come ogni cosa rivela il potenziale che c'era già prima, e nessuna cosa può esistere senza l'altra. Anche qui le due cose che sembrano così opposte, che non stanno insieme, di fatto sono qualcosa che devono sì essere messe insieme, in quanto puoi arrivare a quella elevatezza, a quella completezza, solamente quando tu parti dal tuo lavoro dal basso. Devi sempre avere in te questa capacità di tornare alla tua capacità di lavorare dal basso, altrimenti il tuo alto alla fine diventa qualcosa che se ne sta per conto suo e che non è più collegato alla tua realtà, non ti dà più la completezza. La completezza deve essere data dalle rivelazioni dell'alto che tu hai in qualche modo raggiunto e dal tuo lavoro dal basso. E così anche il termine Akev viene utilizzato per descrivere il tempo che precede immediatamente l'avvento del Mashiach, la venuta di Mashiach. Ikveta de Mashiach. Anche lì vediamo due significati contrapposti. Uno, che Ikveta di Mashiach, come dire, il tallone di Mashiach, è la generazione più bassa, la generazione finale, questa qui dove in confronto alle generazioni di un tempo dove c'erano tutti i grandi della storia di Israele, noi siamo proprio nel buio più buio, dove allora i giusti hanno detto che nessuno avrebbe voluto vivere l'epoca che noi viviamo, dove la chutzpah viene fuori, le cose più negative vengono fuori. Quindi da una parte vedi questa cosa come il basso, dall'altra parte Ikvet di Mashiach è proprio le orme che senti già, i passi di Mashiach che arrivano, è la fine della galuta, l'inizio della geulà, sono due cose che sembrano opposte, ma proprio la rivelazione di Mashiach, finalmente della fine di tutto, può arrivare solamente quando sei arrivato alla parte più bassa, hai tirato su anche quella, devi poter lavorare, arrivare
a tirarti su dal punto più basso, altrimenti non ci sarà mai una completezza del tuo lavoro. Non puoi illuderti di essere soltanto in alto. È come una casa, se tu vuoi sollevare, se la sollevi dagli ultimi piani, stacchi i piani, non sollevi niente. Se vai giù alle fondamenta e tiri su, allora veramente ti bisogna avere a che fare proprio con le cose più basse e unire questi due movimenti, e questo rivela la completezza. Scusa Ruth, questo che stai dicendo è più o meno come capire Malkut, la parte più bassa dell'albero? Non, ripeti che non ho capito bene. È come capire Malkut, la Malkut. Sì, 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 qui si parla di Malkut. Sì, okay. Anche la luna è parlata a sì. Malkut, quello che non ha niente di suo e che riceve da tutto. È quello che abbiamo detto, non ci sono entrato perché sono era troppo lungo, ma quello della luna che sia annullamento della luna, che soltanto passando attraverso questo annullamento che è Malkut, arrivi poi a Malkut che è anche il culmine di tutto, è la corona, comunque non entro in tutto questo, se no diventa un'altra lezione. Oggi veramente io mi scuso, l'ho fatto una lunghezza che mi fa spavento adesso vedere l'orario. Scusatemi, perdonatemi. No, scusarti, perché è veramente interessante. Io che capisco, è molto profondo in un certo senso. E vorrei tanto, tanto sentire. Ma speriamo che lo potremo fare un'altra volta. Si dice che è un'altra lezione sulla Malkut. C'è molto da dire anche lì. Oggi c'era una lezione di Sofit che era tutto su questo. Ed era molto difficile come lezione, ma era anche molto bella. In ogni caso, io spero di avervi passato degli strumenti pratici nella vita, perché questo è il nostro scopo, tutta l'anima, la vitalità della Torah, di tirarla fuori e di usarla, tirarla qui giù nella nostra vita, se no non serve a niente che noi stiamo a spaziare chissà dove, ed entrare in questo giorno, quindi diciamo, con una grande gioia, esprimere questa gioia, veramente ballare, esprimerla, Zeu. La Lacha, Giulia, ci sei? Allora, io ci sono. Avevo scelto una Lacha, però visto che abbiamo fatto tardi, perché però è lunga, e visto che abbiamo fatto tardi ed è uscito fuori quello di spremere il limone, nel frattempo ho cercato questa e vi leggo questa, se volete. Okay. Quella del... Allora, spreme dello Shulchan Aruch. Spremere frutta o verdura con le mani o succhiarla con la bocca. È vietato spremere dei frutti per estrarne del succo da bere. Di Shabbat è dunque proibito spremere i limoni dentro l'acqua per ottenere la bevanda che si chiama limonata. C'è chi proibisce persino di succhiare un frutto direttamente con la bocca. Comunque sia, occorre fare attenzione a non succhiare l'uva, tenendola fuori dalla bocca, per estrarre il succo e buttarne via la buccia. È permesso però schiacciare questi frutti qualora non si abbia bisogno del succo che ne deriva. Quindi è consentito strizzare l'insalata o dei cetrioli, poiché l'acqua ottenuta viene gettata via. Ho trovato questo, insomma, sullo spremere, però non so se è la risposta. Sì, cioè bisogna stare attenti quando si sbuccia qualcosa che è molto succoso e viene giù il succo, anche su quello è problematico. Però appunto spremere con la mano un limone su un'insalata va bene. Ah, ecco, va bene. Ok, Kazak, ragazzi, ciao a tutte. Grazie Ruth. Grazie a tutte. Ciao. A tutte. Ciao.